Buonasera e benvenuti in questo video. Abbiamo sbagliato strada. Quella è la mia auto. Questo è un luogo completamente abbandonato. Scalfano i bagni. Questo era un vecchio istituto termale. Ma questo video parlerà di qualcos'altro. Prima di continuare a guardare questo video, iscriviti al canale e metti mi piace. Ricordati che puoi trovare suggerimenti su varie categorie di video che potrebbero interessarti, come ad esempio automobili, vlog, viaggi, intrattenimento e tanto altro. Dovevamo fare un bagno, ma abbiamo sbagliato strada e siamo finiti al vecchio istituto termale abbandonato da anni. Infatti, cioè, sembra che il tempo si sia fermato qui. Cioè, guardate. Ok, però il motivo del video è un altro, come avete ben letto dal titolo. Un tizio come me, che sbaglia strada, che va a finire in questi luoghi desolati, insomma, che tutto, insomma, conoscete un po'. Può mai iscriversi all'università? Questa è la domanda. E la risposta è un secco sì. Mi sono iscritto all'università e inizio dopodomani, ma per oggi mi godo questo luogo abbandonato. E siamo finiti per caso qua in realtà, però guarda, cioè è fighissimo. Guarda, faccio vedere. Wow, il tempo qui si è veramente fermato. Insomma, sì, mi iscriverò all'università, mi sono iscritto. La facoltà Economia dei servizi turistici, turismo, nuova facoltà che comunque a Messina c'è dall'anno scorso. E adesso io mi guardo un po' intorno perché sono un po' spaesato, cioè sono entrato qua, ho detto guarda, il video della prossima settimana voglio farlo proprio qui in questa struttura, e le vecchie terme abbandonate, anche se ci dovrebbe essere qualche pozza, ma non c'è. In tutti i casi, sì. Turismo, economia dei servizi turistici, nuova facoltà a Messina, molto, come dire, nuova, appunto. Cosa andremo a studiare? Andrò a studiare appunto tutto quello che riguarda il turismo, l'economia turistica, informatica del turismo, le lingue, tantissime materie, però tutte parecchio interessanti. Cosa mi ha portato a fare questa scelta? Appunto la mia passione per il turismo. Io lavoro nel mondo del turismo e quindi di conseguenza quale migliore specializzazione se non questa? Qualcuno potrebbe dire ma tu già ci lavori nel turismo? Sì, full time, e anche quando non ci lavoro mi trovo in mezzo a situazioni strane come questa. Questa è comunque una meta turistica, strano ma vero, Scalfari Bagni, Sicilia. Però comunque in ogni caso i motivi che mi hanno portato a iscrivermi in particolar modo a questa facoltà sono tanti. Uno, lavoro già nel mondo del turismo e voglio specializzarmi. Due, c'è esigenza e aria nuova, bisogna imparare cose nuove. Il post-Covid sarà un boom economico, quindi di conseguenza è bene prepararsi. Eccoci qua. Quindi sì, quindi ho deciso di fare questa scelta. E sarò un bravo universitario? Prenderò tutti i 30? Farò tutti gli esami al primo colpo? Non lo so, non credo. Però sicuramente sarò un universitario discreto che cerca in qualche modo di farlo, che arriverà al 20, al 22, poi potrei sbagliarmi, potrei sottovalutarmi, non lo so. Ma sì. Sì, credo che sia una bella esperienza e che faccia bene, perché imparare cose nuove, studiare, anche vedere luoghi nuovi, anche di questo tipo, se proprio la vogliamo dire tutta, è qualcosa che ci nobilita, ci fa crescere e ci fa diventare, sotto un certo punto di vista, persone migliori, anche se devo ricalibrare il navigatore per arrivare alla pozza, quindi che dire. Lo faccio subito. Ci vediamo alla pozza naturale di Scalfari Bagni tra poco, per continuare il nostro discorso sull'università. Comunque io prima cercavo un bar e Angelo ha trovato un bar. L'ho trovato, ecco il bar. Hai visto? Vediamo.
c'è il Lavel. Dico, è un bar abbandonato, un pochino magari in disuso, ma è comunque sempre un bar. Scusi, c'è qualcuno? Gelati ne abbiamo? No, non abbiamo gelati, però ci sono delle ragnatele. Oddio, un caffè per favore. Perché non viene nessuno? Perché lo devo fare io. Ah, vabbè, ok, pazienza. Ci accontenteremo di nulla. Guardate, guardate. Mamma mia, le terme abbandonate di Scalfani Bagni. Un luogo mistico, misterioso, dove il tempo si è fermato. E vengono i brividi a stare qua dentro. Che poi è bellissima la macchina qua, guardate che figa. Questo è l'ingresso, prima eravamo dentro. Quella è una piccola chiesetta, montagne, comunque molto, molto bello qua. È un pochino degradato, però dai, dai, che figata, dai, dai, che figata, dai, che figata. Eccoci, salita a piedi, in gente, siamo arrivati alla pozza, bellissima comunque, eh? Bellissimo. Eccoci nella pozza, dietro di noi. E allora, si diceva, ai 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 ai, stavo cadendo, si diceva, mannaggia, vorrei non cadere. Carino, molto bellino sto posto, discorso università. Discorso università, non sembrerebbe che io sia il tipo, è vero, lo penso anche io, ma che vuol dire? Dico, alla fine se uno si impegna in una cosa, ci crede, dice ma io la faccio e poi magari dopo questo faccio quest'altro perché ho quel progetto, quell'altro, oppure voglio fare qualcosa ma non so precisamente cosa, magari un po' difficile, ok. Allora tanto vale sempre provarci e poi vedere man mano in corso d'opera come va. Tanto le cose si possono sempre cambiare, sistemare, insomma. Non è nulla definitivo nella vita, quindi che dire? Questo breve, breve video durerà 5-6 minuti per fare gli auguri a me per l'inizio di questo nuovo percorso inaugurato con un tour, con un piccolo viaggetto nell'entroterra siculo a vedere dei posti abbandonati ma bellissimi. C'è una coppia di stranieri che ha parcheggiato un camper qui più sotto. Praticamente ciò vuol dire che gli stranieri ci vengono, i siciliani no. Wow, ma siamo comunque in Sicilia, per cui che dire, con questo panorama vi lascio, vi farò sapere come va e niente, vi invito a iscrivervi, mi piace, commenti e bla bla bla, e ci vediamo la prossima settimana al prossimo video direttamente da Scalfari Bagni Terme abbandonate, ma non tanto abbandonate. Ciao.